Agenzia delle Entrate, mi è stato comunicato dal direttore regionale che andranno ogni anno 400 persone in pensione annue, nel triennio, fatevi il conto. Così molti uffici mi hanno anche dichiarato il 40% di andate in pensione con quota 100, soprattutto negli uffici ministeriali. Io credo che queste cose non possono continuare senza una denuncia del sindacato. Noi siamo a fianco di una qualità di servizi ottima, però per avere un servizio ottimo chiaramente ci vuole il personale e una qualità in questo. Se i carichi di lavoro sono spropositati rispetto alla forza lavoro, è chiaro che tutto questo si riverbera sia sui lavoratori, stress da lavoro correlato, la professionalità appiattita e anche nei confronti dei cittadini che non avranno un servizio adeguato a quello che merita un'amministrazione, così come lo è stato negli anni passati, di eccellenza. Allora, oggi i colleghi sono qui non solo per rivendicare che è da 3 anni che attendono il salario eccessore, ma soprattutto per rivendicare una qualità di lavoro, di condizioni di lavoro che siano effettivamente efficienti ma senza impattare su quello che è la salute stessa del lavoratore. Lui che dice che è il primo sindacalista.